Te lo avevo promesso a Parigi quando ti ho mostrato in anteprima questa barca. Oggi siamo finalmente in acqua con questa bellissima Beneteau Antar 7OB. La sigla 7OB non è per accontentarmi con le mie iniziali, Oscar Bellandi, ma è stata fatta perché è la serie 7 metri con l'houseboard, quindi il motore fuori bordo. Infatti questa barca monta un 150 cavalli Suzuki del 2017, fantastico. Su una lunghezza di 7 metri fuori tutto e 2,55 m massimo di larghezza, questa barca ha la peculiarità di poter portare 8 persone a bordo e in più essere anche carrellata, quindi la puoi mettere su un carrello e portartela nella tua vacanza al mare. A chi quindi è adatta una barca, un Antares come questa da 7 metri carrellabile? Sicuramente a un uso domestico, in famiglia, quindi bambini al sicuro, dappertutto, la possibilità di guidare e stare all'interno anche nei mesi magari più freddi durante l'anno se vuoi utilizzare la barca più e più volte, oltre al fatto di avere una comodità e degli spazi veramente importanti, quindi famiglia ma non solo. Grazie a questo grandissimo pozzetto, che tra l'altro è trasformabile sia in un grande prendisole che anche può essere liberato dalle panche, quindi sfruttabile al 100% per la pesca. Infatti grazie ai portacanne, perché sono ben due lateralmente su questo pozzetto, potrai pescare in tutta comodità e tranquillità, ma non solo, mentre la tua famiglia, i tuoi bambini, tua moglie sta prendendo il sole proprio là davanti, e adesso andiamo a vederlo. Molte barche da pesca hanno il difetto di essere studiate solo e unicamente per fare quel tipo di sport, ma perché non poter coniugare, quindi mettere insieme le tue passioni con il trascorrere del tempo con la famiglia? Quindi grazie a questo grandissimo prendisole, adorato sicuramente dalle signore ma non solo, potrai tranquillamente starti a sollazzare al sole in mezzo al mare. Guarda le dimensioni, che sono veramente importanti, infatti ci si può stare sdraiati tranquillamente in due o tre persone, comodi comodi comodi. Si può attrezzare questa barca ovviamente con il salpancore elettrico, ciò vuol dire che l'ancora la metti su e giù dall'acqua senza nessun tipo di sforzo, perché in questo pannello avrai un telecomando, hai il motore e tutta la catena che ti può servire per gli ancoraggi, comodamente separato e visibile e accessibile in ogni momento. Bene, mi sembra di essere una sirenetta sdraiato su questo prendisole del pozzetto. Infatti grazie alla parte centrale, togliendo il tavolo e mettendo la parte centrale del divanetto, quindi completando questo prendisole, diventa uno spazio veramente ampio, e abbiamo qua verso poppa, quindi nella parte dietro un altro prendisole matrimoniale. Per accedere a poppa, quindi vicino al motore, sulle plancette, c'è anche questo sportello che rende molto sicuro tutto il pozzetto, magari se hai dei bambini molto piccoli, si sentono assolutamente in sicurezza. E poi perché no, puoi accedere in questa plancettona, questa spiaggetta a poppa, ne abbiamo due, una a destra e una a sinistra, da cui ti puoi tuffare e grazie alla scaletta ovviamente anche ritornare in barca. Il cuore pulsante di questa fantastica Antares Beneteau 7 è questo motore da 150 cavalli Suzuki, un motore stupendo sotto l'aspetto tecnico e anche di performance. Infatti il motore spinge la barca oltre i 30 nodi, infatti tra poco andremo a divertirci con questo fantastico motore, oltre che essere perfettamente silenzioso. Infatti anche se abbasso la voce, come in questo momento, il motore non riuscirai a sentirlo. Ma andiamo a scoprire l'interno di questa Antares, passando dalla porta principale, ovviamente questa. Seguimi e vediamo com'è fatta dentro. Un'evoluzione dalla barca che tende a migliorare sempre di più. Infatti partivamo da un progetto di una vecchia 680, oggi questa nuova 7 metri ha la peculiarità, quindi la particolarità rispetto al passato, di avere anche un sedile, due posti da un posto e mezzo, per potersi godere la navigazione, oltre al pilota, anche per il copilota o il resto della famiglia. Semplicemente però girando lo schienale della seduta, facendo questo esercizio velocissimo, non faccio altro che avere la possibilità del tavolo centrale. Quindi qua posso posizionare un tavolo, posso anche trasformarlo a letto per avere un'altra piazza e mezza in più per andarci a dormire. Sbloccando il fermo del sedile di guida e quindi ribaltandolo in avanti, ho questo piano molto comodo in cui c'è un lavello, la possibilità di mettere su questo lato un fornello con bombola separata all'esterno della barca, quindi anche un fornello a gas, e in questa posizione abbiamo invece un frigorifero molto ampio, oltre che uno stipetto che ci serve per la cambusa, quindi per la roba da mangiare. Un bel letto matrimoniale in questa
posizione, abbiamo circa 1,85 m, ma ovviamente il letto viene distribuito in questa direzione e diventa un vero letto matrimoniale. Ma non è tutto, nel senso che abbiamo anche la possibilità di accorciare il letto per avere il massimo dello spazio, togliendo la parte centrale, magari di giorno se non stai utilizzando il letto, hai anche tutto questo stipite e questa posizione per poter scendere, salire o sederti semplicemente. E in più, grande novità di quest'anno, di questa barca, è il bagno separato, ma non un semplice WC, è un vero bagno separato con il lavello interno. La possibilità di guidare questa barca la si può fare anche in questa posizione, da seduti, oppure anche in piedi. Infatti in questa altezza abbiamo circa 1,90 m, 1,95 m. Togliendo il predellino, di cui io ne ho bisogno, siamo più bassi ancora di 10 cm, quindi anche le persone più alte guidano tranquillamente questa barca. Sulla plancia di comando abbiamo uno schermo molto grande della Lowrance, con all'interno ecoscandaglio, cartografico e tutto quello che ti può servire per la navigazione. Sulla sinistra, su questa barca, abbiamo lo strumento di Suzuki, perché è motorizzata Suzuki, come abbiamo detto prima, in cui viene riportata tutta quanta la strumentazione che serve proprio per monitorare il motore. In questa posizione ci sono gli interruttori degli accessori, dal salpancora alla tromba, il tergicristallo, interruttore per la pesca, per abbassare ulteriormente i giri di minimo del motore, e la bussola davanti per seguire la rotta. Basta, basta chiacchiere, ingraniamo la marcia, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Dopo questa fantastica prova di questa Antares Beneteau 7, non mi resta altro che dirti che tutte le informazioni tecniche, le specifiche, le capacità dei serbatoi e altri dettagli li trovi nella descrizione, sempre qui sotto, nella descrizione del video. Oltre a quello troverai anche tutti i nostri contatti per poterti mettere in contatto con noi, con la nostra azienda, Barche Bellandi sul Lago di Garda, per prenotare la tua visita, per venirla a vedere la barca, toccarla con mano e, perché no, prenotarne una proprio per te e la tua famiglia. La faccio un po' alla giornalista. Dal Lago di Garda è tutto, buon vento e occhio sempre al meteo.